Scomparsa a Partenico da ieri mattina, una giovane mamma, Rosalinda Monaco, manca da ieri mattina, da quando è stata dimessa dall'ospedale dopo aver accusato un malore. Nega tutto Antonino Muratore, fermato con l'accusa di essere l'assassino di Baldassare Licari, ucciso lo scorso mese di novembre. Pulizia straordinaria del verde a Partenico, l'assessore Campione vuole portare il paese ad un livello di normalità. L'Expo di Balestrata raddoppia, i commercianti di Via Gesù Grande nella terza settimana, oltre al venerdì, fanno festa anche il sabato. I numeri li confortano e quello che era solo un esperimento sta diventando una vera fiera del commercio. Buonasera, bentrovati a Studio TV7. Oggi è mercoledì 23 luglio. Avete già visto la foto dai titoli, una donna è scomparsa da ieri mattina da Partenico, manca dopo un ricovero brevissimo, un'osservazione all'ospedale di Partenico, è stata dimessa e da allora i familiari non hanno più notizie. Il servizio. Rosalinda Monaco, 33 anni, di Partenico, è scomparsa da ieri mattina. I familiari hanno fatto la denuncia ai carabinieri e sono preoccupati perché sembra che nulla possa far pensare ad una fuga volontaria. Rosalinda Monaco ha 33 anni, abita a Partenico, ma in questo periodo è domiciliata a Trappeto dal padre. Martedì sera si è sentita male, aveva la pressione alta, i familiari l'hanno accompagnata all'ospedale di Partenico. Nella fretta, nelle condizioni in cui si trovava, con un vestitino da casa nero a macchie rosa e senza scarpe. È stata ricoverata per una notte in osservazione. Ieri, mercoledì mattina, il marito alle 8 è andato in ospedale e gli hanno detto che ancora la signora doveva essere visitata. Poi probabilmente sarebbe stata dimessa. Intorno alle 9:30 in ospedale è andata la sorella di Rosalinda, ma i sanitari le hanno detto che Rosalinda aveva messo firma ed era uscita. Da quel momento non ci sono più notizie della ragazza. I familiari hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri di Trappeto e di Partenico. Sono preoccupati perché non ritengono che ci siano i presupposti per una fuga volontaria. Rosalinda Monaco ha due figli che attualmente sono con il padre. Indossa un vestitino nero a macchie rosa, ha capelli corti scuri, di carnagione molto chiara, lentiggini in viso ed ha un delfino tatuato sul braccio destro. È senza soldi e senza telefonino. Se qualcuno ha sue notizie può chiamare al numero 328-68-90408 o telefonare al numero della nostra redazione. Mi hanno fatto presente i familiari della ragazza che avete appena visto che attualmente Rosalinda ha i capelli più corti, in quelle foto aveva i capelli più lunghetti, invece ha un taglio più corto e poi insomma la ragazza che avete visto che noi vi riproporremo in chiusura di TG. Vi ripeto l'appello che i familiari ci hanno pregato di fare, se avete notizie chiamate a quel numero o chiamate anche i numeri della nostra redazione, questo è il numero di telefono al quale dare notizie, potrete comunque chiamare anche al nostro numero 091 890 6464, vi riproporremo la foto della donna in chiusura. Adesso un altro caso delicato, quello dell'assassino di Baldassare Licari, è stato fermato, come vi abbiamo detto ieri, un signore di 76 anni, sembra che il problema sia sorto per una discussione tra vicinato, ma Antonino Muratore nega tutto quello che gli viene rivolto, tutte le accuse che secondo gli inquirenti lo vedono assassino dell'ex cantoniere. Ha dichiarato di non avere commesso il delitto e si è pure sorpreso persino che ci sia il suo DNA sulla tazzina del caffè trovata in casa della vittima. Antonino Muratore sostiene di non averci messo piede mai nell'abitazione tra Montelepe e Borgetto, dove l'anno scorso è stato ammazzato Baldassare Licari, 64 anni, capocantoniere in pensione. Eppure l'uomo, 76 anni, si trova in carcere con l'accusa di omicidio proprio perché c'era la sua saliva sul bordo della tazzina.
È attesa per oggi la decisione del giudice per le indagini preliminari se confermare il fermo disposto dal procuratore aggiunto Claudio Corselli e dai sostituti Dario Scaletta e Claudio De Lazzaro. Nel corso dell'interrogatorio di ieri, Muratore non si è limitato a proclamarsi innocente, è andato oltre, ha detto di avere visto pochissime volte l'Icari, di non sapere neppure come arrivare sul luogo del delitto e soprattutto di non avere bevuto dalla tazzina da cui è stato estratto il profilo genetico. Come c'è finito allora il suo DNA? Già, come c'è finito, si è chiesto Muratore nel corso dell'interrogatorio. A lui i poliziotti del commissariato di Partinico sono risaliti scavando nella vita della vittima. Hanno scoperto che la figlia di Muratore nel 2008 aveva intentato una causa contro l'Icari, questioni di vicinato per via della collocazione di un recipiente nell'abitazione in paese a Borgetto. Può essere questo il momento del delitto? La banale lite può avere acceso la scintilla che ha portato al regolamento di conti? Tale, infatti, viene definito quanto accaduto nel novembre 2013 nella campagna tra Montelepre e Partinico. Una notizia strana. Questa mattina una ragazza, un'universitaria di 29 anni, è stata messa KO per strada senza motivo. Le sono avvicinati due ragazzi, le hanno chiesto una sigaretta e poi le hanno sferrato un pugno in faccia mettendola KO. È stata soccorsa, non ha avuto gravi conseguenze, è stata medicata però in pronto soccorso. Sembra che il pugno scaturisca da un gioco, cioè un gioco che si fa in America, si chiama il Knockout Game, che consiste nel prendere a pugni senza motivo i passanti e metterli a tappeto. È incredibile perché potrebbe scatenare delle reazioni spropositate, semplicemente quando qualcuno si avvicina. Sa di fatto che questa prova stupida ne ha subito le conseguenze questa ragazza di 29 anni che per fortuna sta bene. Parliamo di un argomento invece bello perché io personalmente sono particolarmente soddisfatto di averla appreso e di constatarlo con le immagini che si sta facendo. Partinico prova a rifarsi il look. Sapete che tante volte noi abbiamo mostrato le condizioni di Partinico non del tutto edificanti dal punto di vista ambientale. Allora l'assessore Campione sta cercando di far tornare Partinico ad un look più bello, ad un decoro urbano almeno di normalità, e ha iniziato una fase di scerbatura e di ripulitura dalle potature. I lavori di pulizia dalle erbacce sono iniziati questa mattina dal centro del paese di Partinico presso l'ex Arena Lobbaido. L'assessore Campione vuol provare a dare maggiore decoro al paese, per questo ha dato disposizioni al responsabile dell'ufficio al verde di predisporre un lavoro di pulizia straordinaria iniziando proprio dalla villa alle spalle della piazza centrale. Non è facile tornare in poco tempo alla normalità, ma con la costanza e la collaborazione dei cittadini anche Partinico potrebbe tornare ad essere un paese decoroso. Per eseguire la ripulitura è stato noleggiato un trattore con operatore dotato di trincia anteriore. Serve a smaltire residui di potatura mediante triturazione. Oltre che presso l'Arena Lobbaido, l'opera di scerbatura è effettuata anche a Palazzo Ramme, nell'area della piscina e nei pressi della scuola Fogazzaro. Contemporaneamente ai lavori di smaltimento dei residui di potatura con il trattore, il personale comunale è impegnato a svolgere lavori di potatura nelle aiuole comunali, nelle ville, nelle scuole. Un lavoro semplice ma complesso per la vastità del territorio, che dimostra almeno la buona volontà dell'ufficio al verde. È chiaro che questo primo intervento deve avere continuità ed è per questo che l'assessore all'ambiente Diego Campione sta cercando di organizzarsi per evitare che i lavori di oggi restino fini a se stessi. Quindi già è un buon segnale. Poi ci sono insomma i contraltari, una Sicilia che prova a darsi un maggiore decoro pulendo dalle erbacce il centro abitato, invece c'è un'altra parte Sicilia, nell'esattezza Cefalù, che parte con una campagna molto bella, segno già che insomma l'ambiente circostante è abbastanza pulito. Partirà infatti dal 28 luglio la campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di Cefalù,
in spiaggia senza cicche, che mira ad educare a non gettare cicche di sigarette o gomme da masticare sulla sabbia o in mare per mantenere pulite le spiagge libere del lungomare Giardina. Vedete come è importante se potessero farlo tutti. E purtroppo in tanti paesi del territorio la cicca viene gettata regolarmente per strada. Sentite i numeri e come sono inquinanti per quanto riguardano le cicche di sigaretta. L'iniziativa In spiaggia senza cicche, che è stata sviluppata e curata dall'architetto Salva Mancinelli, esperta della green economy del sindaco Rosario Lapunzina, nasce da alcuni suggerimenti forniti dai cittadini attenti alle problematiche relative alla vivibilità urbana attraverso il seguito gruppo Facebook del sindaco di Cefalù. In via sperimentale ai fumatori residenti verrà dato in omaggio un ecoastuccio che sarà possibile ritirare gratuitamente presso l'ufficio relazioni con il pubblico URPE del municipio fino ad esaurimento scorte. Il contenitore portacicche è in plastica, tascabile, lavabile e riutilizzabile. Può contenere mozziconi spenti ma anche gomme da masticare e rifiuti di piccola dimensione. In spiaggia senza cicche è lo slogan del progetto per la spiaggia libera di Cefalù per contrastare la pessima abitudine di gettare sulla sabbia o in mare mozziconi di sigaretta che rappresentano il 27% dei rifiuti totali e che, oltre a rilasciare sostanze inquinanti nell'ambiente, fino a 10 anni dopo il loro utilizzo impiegano da 1 a 5 anni per essere smaltiti anche quando vengono gettati in acqua. Posare la cicca nell'ecoastuccio piuttosto che abbandonarla sulla sabbia è un gesto semplice per risparmiare ai nostri mari anni di inquinamento e contribuire a mantenere più pulito il litorale. Attraverso la campagna In spiaggia senza cicche, l'amministrazione comunale di Cefalù intende promuovere comportamenti rispettosi dell'ambiente e sensibilizzare i cittadini attraverso piccoli gesti quotidiani, affinché diventino i primi custodi degli spazi della propria città a partire proprio dalle spiagge. Stavo rileggendo quella che è la notizia che riguarda Borsellino, cioè che è uscita proprio ieri, anche a carattere naturalmente nazionale, e Borsellino era intercettato dalla mafia, e questo è stato raccontato da Rina al Russo in quella famosa ora d'aria. Io poi mi chiedo, da semplice cittadino prima che da giornalista, ma considerato che questa discussione con lo Russo, perché lo Russo non è ormai in quel carcere da mesi, questa discussione con lo Russo è stata fatta in un unico pomeriggio. E perché queste intercettazioni escono così, con scadenze temporali particolari, e poi questa di Borsellino casualmente il giorno dopo il 22° anniversario della strage? Poi quale sorpresa può esserci nel sapere che Borsellino era intercettato, così come era intercettato Falcone? Se la mafia aveva ramificazioni negli ambienti di potere e nello Stato, come dimostra l'assenza e la scomparsa strana dell'agenda di Borsellino, quale notizia è sapere che Borsellino era intercettato? È scontato, lo sappiamo tutti. E poi questa confessione di Rina a Lo Russo, che è un altro delinquente pugliese, quanto deve durare? Quante cose non sappiamo che dovremmo sapere di quel discorso tra Rina e Lo Russo, che, come avete visto dalle intercettazioni mandate a livello nazionale, insomma, sembrano quasi delle confessioni. Da cittadino mi sembrano delle confessioni strane. E poi assolutamente non mi sorprende sapere che Rina era intercettato, perché insomma è chiaro che lo era, così come lo era Giovanni Falcone. Quindi mi piace passare a pie pari questa notizia, che ritengo assolutamente strana e pure tendenziosa. E allora parliamo di politica, perché netta presa di posizione di Nello Musumeci nei confronti di Crocetta, al quale ha conteso in passato la poltrona di presidente. Dice Musumeci: Crocetta agisce in modo illegittimo ed è un bugiardo. Lo ha scritto il presidente della commissione antimafia appunto sul governatore siciliano. Nello Musumeci, leader dell'opposizione, all'indomani dell'approvazione in commissione bilancio della manovra Terre,
ha pubblicamente chiesto a Crocetta di riferire in aula sulla decisione di chiudere i contenziosi con lo Stato. Si tratta di una vera e propria incursione nei conti pubblici siciliani, a cui vengono sottratti con un gesto arbitrario del governatore immensi patrimoni. Secondo Musumeci, questa sua decisione presa senza che ci sia stata un'autorizzazione né un parere dell'Assemblea rappresenta un atto che possa ritenersi a tutti gli effetti illegittimo. Musumeci invita Crocetta a quantificare con precisione e con carte alla mano le somme che la Sicilia ha perso e gli ipotetici benefici di questa sua improvvisa decisione. Sulla tabella H, il presidente della Commissione regionale antimafia sostiene che Crocetta ha detto solo bugie. L'ultima, quella che ogni deputato, anche quest'anno, sia stato padrino di un contributo. I deputati del gruppo Lista Musumeci, Formica, Ioppolo e lo stesso Nello Musumeci hanno dichiarato che il governatore dovrebbe smetterla di sparare nel mucchio. Se ha il coraggio, il presidente deve fare i nomi e i cognomi dei singoli deputati che continuano a battere cassa. La posizione del gruppo Musumeci è chiara dal primo momento. La concessione di contributi ad enti pubblici e privati sia di esclusiva competenza del governo, secondo una rigorosa valutazione preventiva mediante un bando pubblico e non frutto di pressioni e di ricatti politici. È stata siglata l'intesa tra Union Camere e Regione in vista dell'esposizione di Milano Expo 2015, previsti spazi espositivi presso gli aeroporti siciliani. Promuovere il sistema economico siciliano all'Expo Milano 2015. E questo è l'obiettivo del protocollo siglato ieri a Palermo tra Union Camere Sicilia e la Regione. All'iniziativa promossa dall'assessore regionale alle attività produttive Linda Vancheri erano presenti il presidente di Union Camere Sicilia, Antonello Montante, il presidente della Camera di Commercio di Palermo, Roberto Elghe, e i commissari straordinari Francesco De Francesco di Messina, Roberto Rizzo di Ragusa ed Emanuele Nicolosi di Enna. La firma di ieri segna un passo importante perché grazie alla collaborazione con le 9 Camere di Commercio dell'isola la Sicilia dovrebbe vivere un momento di ribalta internazionale dal quale potrebbero scaturire grandi opportunità di crescita. Sfruttando il binomio cibo-cultura, i singoli territori avranno l'occasione di valorizzare e far conoscere le eccellenze locali che secondo i dati dell'export sono già molto apprezzati all'estero. L'obiettivo del protocollo, secondo l'assessore Linda Vancheri, è quello di mettere in campo tutte le iniziative necessarie a promuovere le eccellenze agroalimentari dell'isola. L'esposizione di Milano sarà una vetrina eccezionale che permetterà alla Sicilia di mettersi in mostra di fronte al mondo intero. Un'occasione unica che ci permetterà di fare marketing territoriale e accompagnare il brand Sicilia verso i mercati esteri. Con il protocollo d'intesa, Regione e Union Camere Sicilia si impegnano a promuovere e a portare avanti tutte le iniziative che puntano a far conoscere e potenziare il tessuto produttivo locale anche attraverso l'organizzazione di eventi, convegni e incontri tra buyer stranieri e produttori siciliani. Tra le attività previste dal protocollo, anche la selezione di prodotti di eccellenza da inserire all'interno degli spazi che verranno allestiti presso gli aeroporti siciliani al fine di aumentare l'export ed il contatto con l'estero delle imprese territoriali. Interessante l'iniziativa, però purtroppo quando c'è di mezzo l'assessore Linda Vancheri io comincio ad avere sempre seri dubbi. Nelle immagini che avete visto di repertorio, in quell'intervista che la Vancheri mi ha rilasciato, insomma, mi stava raccontando che Partinico era entrata nelle zone franche urbane, che lei aveva sottoscritto insieme al Presidente il decreto, insomma, che sarebbe stata una svolta dal punto di vista economico. Invece mi stava dicendo delle bugie. L'assessore evidentemente è tanto bella quanto bugiarda, perché allora in quella circostanza ha detto bugie a me, ma l'ha detto anche in Consiglio Comunale, quindi insomma è una che parla con i suoi begli occhi, però probabilmente non sempre dice la verità, come è successo in quel caso, perché ha mentito a tutta un'intera comunità. Partinico non era nelle zone franche urbane e a quanto pare poi abbiamo saputo che lei lo sapeva già quando è venuta qui a Partinico a dire quelle bugie. Quindi si parla adesso di Expo 2015, c'è di mezzo la Vancheri, io starei molto attento al posto dei rappresentanti delle Union Camere. Allora, parliamo di un Expo in versione notevolmente ridotta, ma con tanta buona volontà, quello fatto dai commercianti della via Gesù Grande di Balestrate, che hanno iniziato 2 settimane fa a
a fare una fiera nei giorni di venerdì. Adesso è arrivata la terza settimana, raddoppiano perché il venerdì è accompagnato dal sabato e probabilmente, considerate che la fiera sta andando bene, vogliono essere da esempio per l'intero paese e quindi vogliono suggerire qualcosa anche all'amministrazione comunale. L'iniziativa dei commercianti balestratesi in via Gesù Grande ha raccolto nelle prime due settimane i meritati consensi, tanto che nel prossimo weekend l'evento, oltre al venerdì, si svolgerà anche il sabato. Due giorni di festa, dunque, di allegria e di spettacolo organizzati dai commercianti della storica via di Balestrate, che in questo modo intendono anche dare un input ai loro colleghi e all'amministrazione, dimostrando che con l'unione, l'organizzazione ed una grande buona volontà si può superare il momento di crisi che sta ormai da tempo tartassando soprattutto il commercio. L'idea era quella di trarne un beneficio per i commercianti, di svegliare quella zona. Come è andata in queste prime due settimane? Diciamo che ci aspettavamo di peggio, però siamo molto contenti perché la strada si riempie, siamo riusciti a portare sulla nostra zona tantissima gente che prima minimamente veniva a visitare la nostra strada. Noi abbiamo l'obiettivo da raggiungere, quello di completare i due mesi di spettacolo e di manifestazione, e di questo già abbiamo un programma ben definito e ci riusciremo senza ombra di dubbio. Di questo dobbiamo ringraziare anche l'amministrazione comunale, che quantunque il periodo poco felice è riuscito a darci quella mano necessaria affinché la manifestazione riuscisse nei migliori dei modi. Può essere questo lo spunto, la leva per riformulare quello che è il commercio dell'intero paese? Perché l'iniziativa privata di solito non si sposa nei nostri paesi con le amministrazioni comunali. Questo può essere il primo passo? Sì, guardi, io le posso dire senza nascondere nulla che già stiamo pensando a come migliorare le cose per l'anno successivo, per gli anni successivi, perché da questa piccola nostra esperienza sta maturando la consapevolezza che dobbiamo raggiungere delle mete molto più al di sopra di quelle che ci siamo prefissati nel primo anno di manifestazione. È ipotizzabile, partendo dalla vostra strada storica, un grande festival del commercio durante tutti e tre mesi estivi? Sì. Io credo che le forze commerciali balestratesi e artigiane, una volta preso lo spunto dal buon risultato della nostra iniziativa, si avvicineranno molto di più e collaboreranno con noi affinché Balestrati diventa un'unica manifestazione, come si parla in altri paesi delle famose notti bianche, le notti rosa, eccetera, eccetera. Noi potremmo far diventare Balestrate un evento meraviglioso per tutti i due mesi estivi. Naturalmente le sottolineo pubblicamente che la nostra emittente sarà al fianco della vostra organizzazione qualora voleste davvero fare le cose ancora più in grande. Certamente, dovrete essere al nostro fianco perché dovete pubblicizzare le nostre manifestazioni e di conseguenza è un rapporto, un aiuto reciproco che ci facciamo. Iniziamo la seconda parte del TG con un'altra bella notizia perché Dori torna in mare. L'esemplare di tartaruga Caretta Caretta ritrovata a Castellammare sarà liberata domani dal sindaco Nicolò Coppola. Dori tornerà libera nelle acque della riserva naturale orientata dello Zingaro. È una tartaruga Caretta Caretta di oltre 21 kg che arriva dal Tirreno. Domattina dal porto di Castellammare con un mezzo della capitaneria Dori raggiungerà via mare la riserva naturale orientata dello Zingaro. Ad accompagnare la tartaruga nel suo ritorno alla libertà in mare aperto ci sarà il sindaco di Castellammare del Golfo Nicolò Coppola con il direttore del Dipartimento Sanità Territoriale dell'Istituto Zooprofilattico di Palermo, Santo Caracappa e rappresentanti dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura. Dori è stata recuperata dalla Capitaneria di Porto alla fine del mese di maggio e dopo indagini diagnostiche e terapie di supporto è stata trasportata nel centro di monitoraggio e controllo delle tartarughe marine e cetacei dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. La tartaruga aveva una lenza da pesca nello stomaco e per rimuoverla è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di enterotomia, quindi è stata trasferita in vasca. La cura è durata circa 4 settimane. Ora Dori ha riacquistato le sue complete condizioni fisiche e sarà reintrodotta nel suo habitat naturale.
adesso parliamo di un incresto estivo che ha coinvolto decine di bambini organizzato dalla Chiesa Madre di Partenico. Una vera e propria palestra di relazioni, preziosa occasione dove scoprire e mettere a frutto la creatività, sperimentare potenzialità del gruppo e crescere nella scoperta di sé e della propria dimensione religiosa. È stato questo l'obiettivo del Grest 2014 della Chiesa Madre di Partenico. Per 3 giorni oltre 60 bambini sono stati guidati dagli animatori dell'oratorio Giovanni Paolo II in diverse attività. Giochi, preghiere, laboratori manuali, attività sportive, per far vivere ai ragazzi un'esperienza armonica in un clima familiare e di collaborazione. Il bilancio è positivo. Abbiamo iniziato lunedì con circa 45-46 ragazzini, siamo oggi con 65 ragazzini e siamo senza voce, siamo contenti perché è andato benissimo, e i ragazzi si sono divertiti, le mamme sono state felicissime di lasciarci i loro figli. Abbiamo intrapreso anche un percorso cristiano, perché il tema del Grest è appunto il dono. Cosa vuol dire donarsi? Cosa vuol dire spendersi per gli altri? E dare tutto se stesso. Lo abbiamo dimostrato noi volontari dell'oratorio, lo stanno dimostrando i ragazzini di 14, 15 e 16 anni che si sono offerti come volontari per fare questa esperienza. Un bilancio così come animatori, e un bilancio positivo, siamo contenti, e Monsignore finalmente ha realizzato il suo sogno di fare un Grest qui all'oratorio parrocchiale. Gli operatori siamo in 8. Poi abbiamo avuto in questi giorni di campo anche 12 ragazzine e ragazzi che hanno voluto sostenere questa iniziativa e ci hanno aiutato a badare i bambini, ad organizzare giochi, nelle attività sportive soprattutto, ed è stato davvero un bel campo scuola. L'oratorio è una grande risorsa, è un momento educativo, è un posto di formazione, di cultura, è un posto di iniziazione della fede cristiana, perché il condividere insieme la mensa, mangiamo tutti i giorni assieme, colazione, pranzo e merenda, il condividere giochi, il condividere momenti di bellezza, di danza, di poesia, di partecipazione a tutte le attività che si fanno, è altamente formativo. Io mi sono occupato dell'animazione sportiva. E come sport, quello per eccellenza è calcetto per i bambini, per i ragazzi che vanno dai 6 anni ai 12 anni. E diciamo che ha avuto un grande successo perché la stragrande maggioranza hanno partecipato. Abbiamo revocato quello che si è concluso da poco il mondiale, con le 3 squadre che sono rimaste, diciamo, nei primi 3 posti, Germania, Olanda e Argentina. Abbiamo escluso il Brasile perché, ripeto, non per voler male al Brasile, ma perché erano 3 le squadre che potevamo formare, e quindi abbiamo scelto le prime 3. E i ragazzi sono ancora di più entusiasmati, quindi ogni giorno abbiamo fatto questo triangolare che, come vedete, si è concluso con un bellissimo successo. Quindi hanno vinto tutti perché abbiamo dimostrato una cosa, che l'esperienza della vita è quella che fa crescere nella promozione di tutto, soprattutto quella sportiva, quindi la comunione. Quello che è emerso è che questi ragazzi hanno vinto perché hanno partecipato, non perché quella è la vittoria, avere il piacere di partecipare. Ci sono ragazzi che non hanno mai giocato a pallone, non hanno mai socializzato. E il successo più grande è stato il fatto che non hanno toccato un cellulare. Sono stati un giorno intero qua senza toccare il cellulare, ma per scelta soprattutto, 3 giorni, dico un giorno dalla mattina alla sera. Quindi questi 3 giorni non sono stati dipendenti da niente se non dal fatto che hanno fatto comunione. E quindi il risultato straordinario è stato questa conclusione partecipativa. Pensavamo a una 30 di bambini, invece hanno superato i 60. I volontari, cioè questa fascia di giovani dai 14 ai 18 anni, le mamme, le persone più mature, a stare in mezzo ai bambini, a farli giocare, a cucinare con abbondanza, un menù studiato, adatto per i bambini. Tutto questo è molto bello, cioè il bilancio è molto positivo. Positivo per l'aggregazione dei ragazzi, positivo perché la struttura viene sfruttata,
positivo per il volontariato. Partenico, bisogna chiamarla la città del volontariato, 50 volontari per la mensa dei poveri. Qui tutti questi volontari, per me è stato un dono di Dio, è stata una sorpresa. Ringrazio Mariella Settima e tutti i collaboratori, Franca Puleo, Leonardo, Rosetta Berrettino, tutti coloro che, Paola, Francesca, tutti coloro che hanno dato, Antonio Costantino, Vecchio, insomma tutta questa gente che hanno fatto sì che questi 3 giorni, dalla mattina alla sera, fossero un momento di gioia piena. Ricordo a tutti, agli amici, ai genitori dei bambini, ai bambini, che stasera si conclude con la messa celebrata all'oratorio alle ore 18. Nel nome del Padre, del Figlio, tanta allegria e tanta gioia il coro di questi bambini. Poi facciamo una riflessione quando qualcuno si chiede: ma come fa la Sicilia a cambiare mentalità, come facciamo a liberarci di questi politici fannulloni e strapagati? Grazie a questa gente, a questi volontari, loro operano assolutamente in maniera volontaria, danno momenti della loro vita per gli altri e da loro bisogna ripartire. La Sicilia deve partire da questa gente che con la loro opera umile, quotidiana, con la loro semplicità, ci fanno capire che davvero possiamo risorgere, possiamo diventare una terra splendida grazie alla bontà di questa gente. Sport adesso, perché torna il go-kart ad Alcamo con la 6ª prova del campionato regionale. Iscritto per la corsa alcamese un team che arriva dal Veneto e 2 piloti stranieri fino adesso, uno bulgaro e l'altro belga. Mancano solo 12 giorni alla 6ª prova del campionato regionale circuiti cittadini di carte, che avrà luogo domenica 3 agosto in occasione dell'11° Gran Premio di Alcamo. Stanno pervenendo iscrizioni anche dall'estero, Belgio e Bulgaria, e da parte di un team del Veneto. Ovviamente il periodo di ferie estive e la bellezza del tracciato stanno invogliando i piloti a correre sulle strade di Piazza della Repubblica all'ombra del Castello dei Conti di Modica. L'associazione organizzatrice, la SD Karting Club Trascina, punta ad incrementare gli stratosferici numeri della scorsa edizione, 120 partecipanti e circa 3.000 spettatori assiepati lungo il percorso. Il campionato regionale circuiti cittadini, organizzato da ACI e CSAI, ha già fatto rombare i motori a Campo Felice di Roccella, Borgetto, Vittoria, Petrosino e Corleone. Adesso tocca ad Alcamo, dove si correrà anche per l'assegnazione del Memorial Salvatore Pirrone, grande appassionato di carte, tragicamente scomparso. Il programma del Gran Premio Città di Alcamo prevede nella mattinata di sabato 2 agosto la chiusura del percorso e dopo pranzo le prove libere, domenica mattina 3 agosto le prove ufficiali e quindi nel primo pomeriggio il via alle gare per tutte le classi dei kart, dalla Mini 60 fino alla 125 Sport. Non possiamo non chiudere il TG senza parlare del Palermo, che come sapete noi seguiamo anche in ritiro e seguiremo durante le fasi del campionato con la nostra trasmissione Stadium e con quest'anno una serie di trasmissioni. Noi trasmetteremo e parleremo di sport il lunedì, il mercoledì e il venerdì, oltre che la consueta trasmissione del martedì sera. Dunque, seguiremo il Palermo, seguiremo il Trapani, ma daremo ampio spazio anche alle realtà sportive locali. Intanto ascoltiamo cosa ha detto Muñoz del Palermo, che da esperto, pur essendo ancora molto giovane, giocatore rosanero, ha detto: dobbiamo essere grandi anche in Serie A. No, per prima cosa sicuramente, come hai detto tu, no? L'anno scorso, il primo anno che siamo retrocessi, sicuramente noi volevamo una rivincita, no? Di dire dobbiamo portare il Palermo dove se lo merita. Grazie a Dio l'anno scorso è andato tutto bene, siamo ritornati, sappiamo che quest'anno è un anno molto duro perché la Serie A è un'altra cosa, no? Sappiamo che dobbiamo fare un grandissimo campionato e raggiungere la salvezza lo prima possibile. No, si sta parlando il mio procuratore con la società, è un discorso che
che preferisco che parlino loro. Come io ho detto, a me piacerebbe rinnovare. Ma bueno, sta parlando, come ti ho detto, il mio procuratore con Cerávolo e niente, stiamo mettendo d'accordo. Sicuramente la mia ambizione, come metto sempre, è di restare a Palermo. Non dipende, come ti ho detto, solo di me, dipende pure della società, della società. E niente, come ti ho detto, sto parlando, io mi sto allenando. Io solo mi preoccupo per giocare a calcio e le altre cose si preoccupa il mio procuratore. Sì, no, un giocatore sempre vuole giocare in una grande squadra, una grandissima squadra, Palermo è una grande squadra, no? Ma sappiamo che tutti i giocatori vogliono giocare in una grandissima squadra d'Europa, no? E purtroppo è così. No, la mia ambizione sicuramente no, come ho detto sempre, come ho detto tutti i ragazzi pure, la prima cosa è dobbiamo raggiungere la salvezza, dopo si può parlare d'Europa, di altre cose. No, la mia ambizione sì, sicuramente, giocare le massime competizioni, le Champions e pure il Mondiale. Purtroppo è così. Sì, no, sicuramente. No, l'ambizione di ogni giocatore, penso che il massimo sarà giocare la Champions, no? No, per prima cosa sicuramente la retrocessione sicuramente insegna tanta cosa, no? Di dire una volta che siamo tornati non commettere gli stessi errori che abbiamo commesso quando siamo retrocessi, no? Dopo sicuramente il campionato di Serie B è diverso da quello di Serie A, no? È un campionato molto competitivo dove tutta la squadra, dove sono giocatori che si vogliono mostrare, fare vedere e niente, ti insegno tante cose, no? Io penso che la cosa più positiva sicuramente è giocare le quantità massima di partite, no? che uno può, sicuramente l'anno scorso ho giocato quasi tutta la partita e quello sicuramente aiuta tanto un giocatore. E dopo di questo campionato sicuramente mi aspetto un campionato molto duro, come te l'ho detto, perché la Serie A non è la Serie B, senza mancare il rispetto alla Serie B, ma sappiamo che in Serie A ci sono giocatori forti e niente, dobbiamo affrontarla al massimo. Questo era Muñoz, che è il giocatore da più anni nell'attuale rosa del Palermo. E allora, prima di chiudere, ritorniamo da dove abbiamo iniziato, facendovi vedere la foto della donna scomparsa a Partinico, Rosalinda Monaco, 33 anni, è scomparsa da ieri mattina, indossa un vestitino nero con macchie rosa e qualcuna bianca. L'unica differenza dalla foto che vedete è che ha i capelli con un taglio più corto. La ragazza è senza soldi, senza cellulare, è uscita dall'ospedale scalza e da ieri mattina i familiari non hanno più sue notizie. Il numero ve lo leggo, al quale potete chiamare se avete notizie di Rosalinda: 328 689 0408. Se non volete fare questo, potete fare i numeri della nostra redazione, che sono 0911 890 6464. Grazie per la cortese attenzione e vi rimando alle prossime edizioni. Arrivederci. We'll be right back.